Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. È un giovedì chiaramente caratterizzato dalla grande attesa spasmodica in vista della finale playoff di Serie B di questa sera. Il Pescara giocherà alle 20:30 al provinciale di Erice contro il Trapani, partendo dal vantaggio di 2-0 collezionato nella gara d'andata di domenica scorsa. Grande attesa, stamani sono partiti due voli charter con all'interno tanti tifosi che hanno acquistato il biglietto e che sosterranno la squadra nell'impianto trapanese. Ed è partita anche la troupe di TV6 con Paolo Renzetti e Gianni D'Areo. E noi ci colleghiamo proprio con Marsala in provincia di Trapani per un primo collegamento per insomma, testare quella che è l'atmosfera che si vive in Sicilia in vista di una partita così importante. Allora io do il buon pomeriggio a Paolo Renzetti. Paolo. Grazie Andrea, buon pomeriggio da via Garibaldi, siamo nel centro storico di Marsala e come potete vedere siamo in compagnia di un ospite illustre, Dino Zampacorta, sponsor del Pescara, oggi soprattutto tifoso, già da ieri qui in terra di Sicilia al seguito della squadra. Dino, per questa partita che è inutile sottolinearlo, vale una stagione, soprattutto i sacrifici di un'intera stagione. Esatto. Hai detto tutto quanto è la verità, è una partita importantissima per Pescara e anche sulla luce di quello che purtroppo è successo l'anno scorso, che non è stato certo un demerito, perché se c'era una squadra che doveva stare in Serie A giocare l'anno scorso era il Pescara. C'è un bel clima, c'è la giusta tensione secondo me, io sono stato anche con la squadra, c'è una giusta tensione, ma certo non paura. E quindi io per natura sono positivista e lo sono tutt'oggi, anzi, non ho proprio paura di nessuno. Si è parlato tanto, Dino, di questo ambiente che oggi, che questa sera il Pescara potrebbe trovare al provinciale, partita che è stata un po' caricata. Ma sì, è stata secondo me eccessivamente dato risalto a questa cosa qui. È chiaro che l'allenatore che perde 2-0 una partita in trasferta, come le Cosmi, sappiamo che è un po' sanguigno. Ha caricato l'ambiente in questa maniera, ma come avete visto anche voi, insomma, io non credo che ci siano grossi problemi di nessun genere. E qui, vabbè, noi i tifosi sono qui a Marsala, c'è una sorta di Pescara Chieti tra Marsala e Trapani, quindi qui c'è un ambiente tranquillo, di festa, i ragazzi si stanno comportando in una maniera egregia, ma io non avevo dubbi. E fra un po' andremo allo stadio, ma non credo che ci sia niente di particolare. Certo è che anche per loro è una partita forse ancora più storica della nostra, perché loro non hanno mai assaggiato la Serie A, quindi sono arrivati veramente a un passo da quello che potrebbe essere il loro sogno, ma credo che ci debbano riprovare l'anno prossimo. Una Marsala bianca-azzurra, tutti i tifosi del Pescara al seguito della formazione di Oddo sono qui a Marsala anche per motivi di ordine pubblico. Nel pomeriggio ci sarà il trasferimento a Trapani, grande entusiasmo, cori ovviamente, tifosi carichi per questa partita e non potrebbe essere altrimenti, Dino. È giusto che sia così, ci mancherebbe, anzi io ho un piccolo rammarico che purtroppo lo stadio di Trapani è piccolino. Quindi i posti a disposizione dei tifosi ospiti sono quelli che sono, perché io credo che qualora ci fosse stata una partita del genere, uno stadio tipo La Favorita o il Cibali di Catania, io credo che i tifosi pescaresi forse superavano quelli del Trapani. Prima di lasciarti, ti ringraziamo perché eri a pranzo qui in un ristorante vicino e ti sei scomodato per venire nella nostra postazione. Parliamo un attimo dal punto di vista tecnico di questa partita. Pescara che inizierà questa gara forte del 2-0 dell'andata. Secondo te il Trapani attaccherà a testa bassa dall'inizio oppure Cosmi avrà impostato la partita un po' in maniera diversa? Da quel poco che ho potuto sentire in questi giorni, perché voi sapete il lavoro che faccio, quindi ho sentito anche alcuni membri della squadra avversaria per motivi diversi, insomma. Io non credo che Cosmi sia così, diciamo, incauto da mettersi giù a testa bassa, perché qualora lo dovesse fare bene per noi, perché vuol dire che gli faremo gol subito. Non credo che si butteranno a testa bassa per cercare di capovolgere il risultato, ma saranno un po' attendisti perché sanno la forza del palleggio del Pescara. Io credo che se la giocano a viso aperto prendono tre gol anche oggi.
Grazie, grazie a Dino Zampacorta, buon pranzo a questa sera, ringraziamo lo sponsor del Pescara Dino Zampacorta. Io posso solo aggiungere, Andrea, che qui in terra di Sicilia fa molto caldo, sono arrivati tutti i tifosi del Pescara con due voli charter, uno partito questa mattina alle 7, un altro partito invece alle 11, saranno 404 i sostenitori biancazzurri presenti al provinciale. Se non ci sono domande qui da Marsala, io restituirei la linea allo studio. Grazie, grazie a Paolo Renzetti, chiaramente ci risentiremo questa sera, sarà anche per noi una giornata, una serata, una nottata particolare, perché saremo in diretta dalle ore 20 con diretta stadio, ma chiaramente sarà un formato extra large, perché seguiremo la partita, poi le interviste e l'auspicio anche di seguire le immagini della festa al provinciale, qualora insomma il Pescara riesca a centrare la Serie A, ma anche con collegamenti dalla città per le reazioni dei tifosi che seguiranno la partita nei vari maxi schermo allestiti in città, in particolare a Piazza Salotto, ma seguiremo anche l'eventuale rientro della squadra in aeroporto. Sarà una notte molto molto lunga che ci auguriamo possiate condividere con noi, se non sarete in strada a festeggiare quello che potrebbe essere un traguardo importante per il Pescara, qualora sempre vada bene, ma è una partita da giocare con mille risvolti e comunque l'avversario è di quelli duri. E per il Pescara sarebbe la sesta promozione in Serie A dopo l'ultima centrata nel 2012 con l'entusiasmante cavalcata firmata da Zeman. Per Daniele Sebastiani sarebbe il bis e diventerebbe il primo presidente a fregiarsi di una doppia promozione in Serie A. Allo stadio provinciale di Erice il Pescara proverà a scrivere un altro pezzo importante della sua storia, un traguardo, quello del ritorno in Serie A, che potrebbe coincidere con la cifra tonda proprio nella stagione dell'ottantesimo compleanno, uno splendido regalo per la società presieduta da Daniele Sebastiani, che potrebbe a sua volta diventare l'unico presidente a centrare la promozione in Serie A per due volte dopo quella firmata nel 2012 con Zdeněk Zeman in panchina. Finora sono cinque le promozioni in A centrate dal Pescara, la prima nella stagione 76-77. Presidente Armando Caldora, a seguito del triangolare con Cagliari e Atalanta, che vide i biancazzurri guidati in panchina da Cadè accedere alla massima serie con due pareggi per 0-0, il primo a Terni con il Cagliari, il secondo a Bologna con l'Atalanta. Dopo la retrocessione in B del 78 ci fu il pronto ritorno in Serie A. Già nel 79 il presidente era Capacchietti, in panchina Antonio Valentino Angelillo, una promozione che resta negli annali per l'esodo di massa da Pescara, destinazione ancora una volta a Bologna, per lo spareggio con il Monza, vinto dai biancazzurri per 2-0 con la rete dell'attuale DS Peppino Pavone ed un autogol su tiro di Nobili. Quindi le due promozioni con il profeta Giovanni Galeoni in panchina, la prima nell'86-87 sancita dalla vittoria sul Parma con la rete di Bosco, una squadra inizialmente destinata alla Serie C, dopo la retrocessione dell'anno precedente viene ripescata e sorprende tutta Italia con il gioco spumeggiante del Gale, impreziosito dai 21 gol di Rebonato. Il presidente e Panfilo De Leonardis. Alla guida della società sarà invece il commendator Pietro Scibiglia quando Galeone ripete l'impresa nel 91-92. La classe di Allegri e le magie di Bibi, Pagano e Massara fanno impazzire l'Adriatico. Quindi la già ricordata promozione con Zeman in panchina e con le prodezze di Immobile, Insigne, Sansovini e Verratti. Questa sera la trepidante attesa. Serse Cosmi e il suo Trapani sono l'ultimo ostacolo da aggirare per arrivare alla sesta gemma. Abbiamo parlato di attesa, lo abbiamo fatto più volte in questo inizio di telegiornale, vediamo allora come Pescara attende la partita di questa sera. Da Piazza Salotto passa l'appuntamento con la storia della città di Pescara, che è pronta a tornare nell'Olimpo delle squadre di Serie A. Questa sera in questa piazza si seguirà dal maxi schermo che stanno allestendo alle mie spalle la finale di ritorno di Trapani. Tra Trapani e Pescara saranno quattro i punti da cui seguire la partita qui in Piazza Salotto, poi nei pressi dello stadio, all'Arca e al porto turistico. Maglietta del Pescara è già pronto per la partita? Sì, siamo pronti per vincere. Dove vedrà la partita? Qui in piazza? Sì, qui a Maxi Schermo.
Pronto per festeggiare? Cavolo, sono venuto qua apposta da Milano. Verrà a vedere qui la partita? No, la vedo a casa con gli amici, grazie. Quanti sarete a vederla? Ah, forse una quindicina. Che si aspetta la finale? Non parlo per scaramanzia, non mi pronuncio. Abito a Roma tanti anni, da 47 anni, ho avuto modo di vedere le ultime tre partite, sono abbonato a Sky, quindi diciamo il Pescara nel cuore, come tantissimi tifosi anche e amici che conosco io. Quindi stasera verrai in piazza a vedere la partita? Sicuramente, speriamo in un risultato positivo, perché dopo la sfortuna dell'altro anno, ecco, speriamo di non ripetere la stessa cosa. La Padula che dice? La Padula è un giocatore molto generoso, fortissimo, e vale i soldi che ci riusciranno sicuramente, moltissimi che riusciranno a prendere. Siamo in via Cesare Battisti e, come vedete alle mie spalle, la città è già pronta a ringraziare la squadra, al di là del risultato della partita di Trapani, che ovviamente tutti si augurano possa regalare la Serie A alla città di Pescara. Città che è pronta a festeggiare la squadra, il Delfino, sabato, quando ci sarà la notte bianco-azzurra. Cosa sta comprando il ragazzo? È una maglietta ricordo. Sei emozionato per stasera? Emozionato, sì. Un po' in ansia, sì. Che pensa di questa squadra? Pescara è forte, però sarà una partita difficile, ci sarà da soffrire. Speriamo che gli episodi ci saranno favorevoli, perché sarà una battaglia. Grande protagonista la Padula. Io mi sento Caprari, non lo so. C'è grande fermento, tanti preparativi, le bandiere che vestiranno a festa qui la piazza Salotto, e poi ovviamente tutti quanti aspettano di festeggiare il rientro della squadra all'aeroporto, che avverrà soltanto in tarda notte. E ora scendiamo un po' più sul tecnico, perché sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere la partita sul fronte formazione. Bruno è in vantaggio su Pasquato per la sostituzione del capitano Memusciai. Nel Trapani assente lo squalificato Scozzarella, espulso nella gara d'andata. Il tecnico Serse Cosmi pensa all'inserimento di Barilla con Nizzetto in regia. In attacco probabile recupero di Petkovic al fianco di Citro. Ascoltiamo come presenta la gara l'allenatore trapanese Cosmi. In queste partite c'è tutto quello che lei ha detto, quindi c'è preoccupazione, c'è ansia, un pizzico di sicurezza, sono tutti sentimenti che si accavallano, e quindi diventa un turbine di emozioni, e quindi in realtà poi sono tutta una serie di sentimenti che ti fanno capire che è una partita importante sia per noi che per il Pescara, quindi diciamo che dopo la partita di Pescara c'è ovviamente la consapevolezza dello svantaggio che abbiamo rimediato in quella partita, e quindi quali teoricamente sarebbero le armi da usare per poter rimediare a questo svantaggio. Loro, al di là delle espulsioni, mi sono sembrati più bravi nel leggere a Pescara le situazioni di quello che, cioè come bisogna fare per arrivare a vincere, oltre che giocare la partita, perché è normale che, insomma, voglio dire, però nell'interpretazione delle situazioni specifiche mi sono sembrati più pronti, più dentro all'importanza della partita, e quindi sono stati più bravi di noi, e io spero che, insomma, quella lezione ci sia servita, insomma, di essere altrettanto bravi a capire gli episodi, perché poi su degli episodi puoi costruirci qualcosa di diverso, insomma. Loro sanno, almeno credo che sappiano, insomma, quello che è Trapani, quello che storicamente è sempre stata, calcisticamente, sportivamente parlando, e quindi sotto questo punto di vista devono essere assolutamente tranquilli di potersi giocare le loro possibilità sul campo. La stessa cosa vale per noi. E ora cambiamo decisamente pagina. Non arriveranno i 100 migranti destinati alla Riviera Sud, sui quali il centrodestra di Pescara aveva indetto una raccolta di firme contro. La prefettura ha revocato la convenzione con la cooperativa Polis. Intanto a Montesivano Anthony Agliano presenta una proposta di modifica della legge regionale sui contributi nelle strutture turistiche per coloro che scelgono di accogliere i migranti.
Una settimana, tanto è durata la protesta con annessa raccolta firme portata avanti dal centrodestra contro l'ipotesi di accogliere un centinaio di migranti in un albergo della Riviera Sud di Pescara, ipotesi ufficialmente tramontata questa mattina quando il prefetto ha comunicato, proprio ai consiglieri comunali di Forza Italia, di aver revocato il contratto con la cooperativa Polis, dunque nessuna accoglienza perché non ci sarà alcun migrante, almeno per la stagione estiva. Poi la prefettura vedrà di trovare sistemazioni alternative con la Caritas fuori dal centro cittadino. Quindi Pescara non solo non accoglierà queste persone lungo la riviera, ma sembrerebbe che in questo momento, almeno per la fase estiva, non ci siano altre strutture che dovranno ricevere questi profughi. Il prefetto ha anche detto che probabilmente cercherà con la Caritas sistemazioni alternative magari a fine estate. Sicuramente in questa fase estiva, quindi in una fase in cui Pescara è piena anche di manifestazioni, ricordiamo che tra qualche giorno parte Ironman, e con i tanti problemi che ci sono stati in questi ultimi 2 anni sul turismo pescarese, sicuramente per noi è stata una battaglia importante. Nel frattempo, sempre sulla scia dell'emergenza migranti, Anthony Aliano, assieme ad altri consiglieri comunali di centrodestra di Montesilvano e Roseto, ha presentato una proposta di modifica della legge regionale che consente l'accesso a contributi ed agevolazioni per le imprese turistiche, che potrebbe arrivare in aula in una delle prossime sedute del Consiglio regionale. Semplicemente chiediamo una modifica della legge 77 del 2000 per evitare che strutture che in questo momento si snaturano per far ricorso all'accoglienza dei migranti possano in futuro accedere ai contributi per il turismo di tipo regionale e quindi in buona sostanza riuscire addirittura anche a riqualificarsi dopo aver snaturato il territorio e aver creato danni all'economia. Non c'è necessità di contemperare accoglienza, solidarietà e comunque giuste necessità del turismo? Senza dubbio, infatti noi proponiamo alternative con altri consiglieri come Tocco, come Silli, come Pompei e ci chiediamo di fare una cernita sul territorio per cercare altre strutture magari in disuso come ex manicomi, come ex caserme o addirittura paesi in via di spopolamento per poter comunque accogliere i migranti. Il gruppo consigliare di Sella al comune di Pescara parla di disinformazione circa il mercatino etnico e i senegalesi che lo animavano prima dello sgombero. Le maggiori inadempienze, dicono, erano a carico del comune. Intanto a breve dovrebbe concludersi l'iter burocratico per l'apertura del nuovo mercatino etnico nel terzo tunnel della stazione centrale. Dire la verità sul mercatino etnico, è questo l'obiettivo del gruppo consigliare di Sella al comune di Pescara, che si era schierato contro la decisione dell'amministrazione di sgomberare l'area occupata dagli ambulanti senegalesi. Non sono irregolari, nella stragrande maggioranza, dicono i consiglieri di Sella, che sostengono anche che le maggiori inadempienze nella vicenda mercatino etnico sono proprio da imputare al comune. L'area nella quale insistevano infatti non era di proprietà comunale ma di RFI ed adibita a viabilità e non a mercato, pertanto anche se muniti di licenze di iscrizione alla Camera di Commercio, il Comune Adriatico non poteva esigere tributi né autorizzare quel mercatino. L'unica irregolarità da imputare ai senegalesi, continuano da Sell, era dovuta al fatto che la licenza di ambulante non consente di sostare sempre nello stesso posto. Intanto, proseguono i consiglieri di Sinistra Ecologia e Libertà, sta arrivando a conclusione l'iter per l'apertura del terzo tunnel della stazione centrale che accoglierà il nuovo mercatino etnico. Domani ci sarà l'incontro con il prefetto e con Ferrovie dello Stato per gli ultimi pareri, però noi oggi abbiamo pensato di fare questa iniziativa e questa conferenza stampa perché dal giorno dello sgombro oggi abbiamo percepito non solo in città ma sulla stampa o altro dei segnali non proprio buoni rispetto a quanto accaduto. Abbiamo immaginato che fosse importante come atto di solidarietà nei confronti della comunità senegalese fare una sorta di racconto di davvero quello che c'è, quindi una sorta di la verità vi prego sui senegalesi, perché si è detto che sono abusivi, che non hanno il permesso di soggiorno, che sono irregolari, tante cose che forse in maniera confusionaria la gente recepisce in un certo modo, i cittadini recepiscono in un certo modo. Noi vogliamo provare con poche slide precise e chiare a spiegare la loro posizione, cosa è successo e cosa sta facendo l'amministrazione. Però era stato proprio il sindaco a parlare di illegalità in quel posto. Beh, in realtà il sindaco ha ripetuto, se leggete l'ordinanza, noi la citiamo appunto nelle infografiche, quanto detto nella Commissione della Pubblica Sicurezza dal prefetto.
Il rendiconto 2015 del Comune di Pescara si è chiuso con un risultato positivo di circa 16 milioni di euro. Soddisfatta l'amministrazione Alessandrini, che con l'assessore Adelchi Sulpizio parla di gestione oculata e di comune immesso sulla strada del risanamento. Cosa racconta il rendiconto 2015? Ma innanzitutto diciamo che il rendiconto avrà un dato importante, vale a dire che avremo anche un risultato utile di gestione di 15 milioni di euro, che rapportato agli anni precedenti abbiamo una variazione addirittura del più 524% rispetto al 2013. Sono dati importanti. Io dico che il rendiconto del 2015 è come una forma di pagella per l'amministrazione, con cui l'amministrazione dimostra quello che ha saputo fare e quello che è stato in grado di fare all'interno del 2015. I dati sono importanti, dicevo anche prima qualche suo collega, che oltre a questo, per esempio, una novità importante è che il Comune di Pescara guarda anche al futuro. Abbiamo predisposto un fondo di 10 milioni di euro, quasi 11 milioni, per l'eventualità dovessimo perdere delle cause in futuro, per evitare che il Comune ha delle cause in corso che potrebbero comportare anche la soccombenza, significa dove trovare quelle risorse. Significa anche pianificare il futuro. E su questo diciamo che noi con questo bilancio, diciamo, la città di Pescara abbiamo superato l'emergenza, ma ancora siamo usciti completamente dal guado, però possiamo guardare al futuro con una forma di speranza. Ricordiamoci che quando entrammo noi nel 2014 avevamo le casse completamente in difficoltà, avevamo un comune in difficoltà. Questa è una dimostrazione che il predissesto è stata l'iniziativa giusta che ha preso questa amministrazione, perché nel momento in cui c'era possibilità di default, di fallimento, attuando la procedura del predissesto che noi abbiamo applicato alla lettera, ci consente di essere uscito da questo momento di difficoltà e i conti iniziano a dare i primi segni. Logicamente, se non avessimo posto in essere quell'attività, quelle misure, oggi sicuramente non saremmo qui a poter parlare di questi conti anche ottimi, con questi risultati che sono veramente eccellenti. Per quanto riguarda invece le entrate proprie, proprio la procedura di predissesto che richiamava lei obbliga il Comune a lasciare le tasse inalterate. Torniamo a parlare delle elezioni amministrative del 2016 e parliamo di tre conferme in altrettanti comuni dell'area Vestina, con Zaffiri che si è riconfermato appunto a Colle Corvino, plebiscito per D'Andrea a Civitella Casanova e per Catani a Picciano. Sono stati confermati tre sindaci dell'area Vestina a Colle Corvino, Civitella Casanova e Picciano. A Colle Corvino resta primo cittadino Antonio Zaffiri di Viva Colle Corvino Sempre, che ha raccolto oltre il 65% di preferenze, nettamente distanziati gli sfidanti Andrea Buccella e Marianna Cilli. E vogliamo efficientare la nostra amministrazione pubblica, perché dobbiamo efficientare per avere risorse utili dal nostro bilancio e non ricorrere sempre alla pressione fiscale della collettività, per dare e mantenere, aumentare il livello dei servizi. Poi abbiamo, diciamo noi, quasi due emergenze. L'emergenza è la viabilità, la nostra viabilità, perché comunque non è una viabilità, negli ultimi anni abbiamo trascurato la manutenzione, però è stata una nostra scelta. Nei prossimi giorni partiranno le manutenzioni sulle strade e l'altra fase, diciamo, critica, dove dobbiamo intervenire massicciamente, ma soprattutto dobbiamo intervenire con determinazione, è il nostro centro storico, perché vogliamo dare quell'impulso giusto. Non so fino a che punto ci riusciremo, ma le dobbiamo tentare tutte. A Civitella Casanova un plebiscito per Marco D'Andrea di Obiettivo Comune, che ha ottenuto 942 preferenze contro le sole 35 di Maria Lucia Nenni. Continueremo sempre con un impegno rivolto al recupero dei centri storici e degli edifici danneggiati dal sisma, quindi il sisma in primo piano, ma anche la frana di Valle del Giardino, che come sapete è un ulteriore evento che ha danneggiato in modo indelebile il nostro territorio. Plebiscito anche a Picciano per Vincenzo Catani e la lista Insieme in Comune, 702 preferenze contro le 156 di Antonio Di Giacomo di Picciano Democratica. Abbiamo appaltato circa 6 milioni di euro, cioè abbiamo una scuola nuova, abbiamo, come dice il governatore, abbiamo fatto guerra ai dissesti idrogeologici, abbiamo preso 1 milione dalla protezione civile. Tutti questi fondi che sono arrivati a Picciano, che vorrei chiarire, a costo zero per la cittadinanza, sono fondi regionali e nazionali e europei. Iniziativa del Comune di Pineto per far vivere ai disabili il mare e la spiaggia. Il progetto è stato intitolato Carrozzina da Mare. Vediamo di cosa si tratta.
di Carrozzina Danaro, un progetto voluto dalla Giunta Comunale nell'ambito di Aiutiamo chi aiutiamo, un progetto che vede la Giunta destinare una parte delle proprie indennità ogni mese a progetti sociali, soprattutto ad associazioni che a loro volta aiutano altre persone, soggetti deboli o comunque si occupano di progetti nell'ambito del sociale. Nello specifico abbiamo reso partecipe tre soggetti, tre associazioni, il PROS, Dimensione Volontario e l'AISM. Il progetto prevede la messa a disposizione, quindi l'acquisto da parte nostra di una carrozzina adibita per disabili per accedere sulla battigia e arrivare fino all'acqua. Ovviamente auspichiamo che questo sia solo un primo passo, questo nostro primo segnale possa essere poi importante per i balneatori affinché ognuno sulla propria battigia, nel proprio stabilimento, possa insomma nel tempo essere dotato di una carrozzina di questo genere. A Sant'Onofrio di Campli, dopodomani 11 giugno, tornerà Aperi Posti, iniziativa tra sport e solidarietà. Un'iniziativa, diciamo, caratteristica, molto originale, che si svolge su tutte le vie del nostro paese, con compressine che danno movimento e danno una caratteristica molto bella, molto bella. Originale per il semplice motivo che anche caratteristiche, perché anche quest'anno ci occupiamo del sociale, c'è una raccolta fondi per la Caritas. E non si tratta di un semplice aperitivo, una semplice degustazione, ma anche un carattere sociale. L'anno scorso avevamo coinvolto l'AISM con una grande riuscita e un grande successo, quest'anno abbiamo coinvolto la Caritas, quindi saranno raccolti dei fondi a favore delle persone un po' più svantaggiate, quindi per tale ragione si chiama Social Street, ma anche per cercare di far socializzare tutte le persone di Sant'Onofrio, ma anche delle frazioni che stanno vicino a Sant'Onofrio. Il programma dell'evento è molto ricco e variegato. Inizieremo alle 16 con l'Aperisport, che è uno spazio dedicato ai più piccoli. Potremo vedere genitori e figli sfidarsi in un match di pallavolo e di basket, per l'appunto. Dalle 17 in poi potremo invece fare diversi aperitivi, stuzzichini nei vari locali, e ad ogni locale quest'anno sarà attribuita una fermata stile metropolitana e ad ogni locale sarà associato anche una band e un gruppo musicale diverso e ospite d'onore Stellina, che ovviamente ci farà fare tante tante risate. Dopo l'ampia pagina d'apertura dedicata al Pescara, riapriamo lo sport e lo facciamo con i playout di Serie B. La Virtus Lanciano lascia la cadetteria dopo 4 anni. Ieri la squadra frentana è stata superata di misura a Salerno, partita mai in discussione. Le impressioni nel dopogara del tecnico Primo Maragliulo dopo la sconfitta 1-0 con la rete firmata da Coda al 20° del primo tempo. Avevo chiesto ai ragazzi di quantomeno di cambiare atteggiamento. È pur vero che dopo quella partita la Salernitana ha giocato sul pernudo e poteva gestire la partita a suo piacimento. Noi avremmo dovuto fare un primo tempo spettacolare nella speranza di sbloccare il risultato e magari avere qualche speranza in più. È successo tra l'altro il contrario, perché su una palla inattiva è passata in vantaggio la Salernitana. Non c'è stata partita, ma devo assolutamente lodare ancora i miei ragazzi, perché nonostante tutto non sono usciti dal campo, hanno giocato fino all'ultimo momento spendendo tutte le energie che avevano. Purtroppo, ribadisco, la salvezza sarebbe stato difficile con questa partita. Quanto è amaro retrocedere in questo modo? Io quando si retrocede l'amarezza è sempre uguale, è vero, e questa cosa ce la stiamo portando un po' da un po' di tempo. Abbiamo fatto di tutto per cercare comunque di andare avanti lo stesso e cercare di salvarci al di là dei punti di penalizzazione. Niente, questo non è avvenuto, dobbiamo prenderne atto con immenso dispiacere e con l'augurio che a Lanciano si continui a fare calcio in una certa maniera. Mi auguro che la società rimanga, perché in questi anni ha dimostrato di fare veramente tanto tanto per Lanciano e credo che ancora si possa fare tanto.
E chiudiamo con la Lega Pro. La dirigenza dell'Aquila Calcio confida in un cambio dei requisiti per la domanda di ripescaggio. Sarà il presidente federale Tavecchio a decidere in merito al nodo dell'illecito sportivo. L'Aquila naviga a vista in attesa di nuovi sviluppi sul fronte ripescaggio. Il Consiglio federale di martedì non ha sciolto i dubbi sull'eventuale modifica dei requisiti per presentare la domanda. In prima battuta si è deciso di escludere i club con carenze strutturali e con illeciti amministrativi passati. Nessun cenno invece sul versante dell'illecito sportivo, quello che interessa l'Aquila, su cui pende la penalizzazione dello scorso campionato per la vicenda Dirty Soccer. In realtà sembra che ci sia stata tensione al riguardo tra i componenti del Consiglio, tanto che il presidente Carlo Tavecchio ha chiesto e ottenuto di poter decidere in prima persona l'eventuale modifica, dopo aver letto attentamente la relazione che ogni presidente di Lega dovrà fornire nei prossimi giorni. La decisione è attesa forse già per la prossima settimana. A far ben sperare l'Aquila c'è il progetto mai tramontato del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, di riformare la categoria a 60 squadre. Per arrivare all'obiettivo, considerando l'eventuale fallimento di alcuni club, i rossoblù sperano che venga permesso di presentare la domanda di ripescaggio anche a quelle squadre che sono state penalizzate per responsabilità oggettiva in illecito sportivo. Si attendono notizie già tra venerdì e sabato, quando a Roma è in programma il consiglio direttivo di Lega Pro. Per quanto riguarda invece il fronte societario, è confermato per martedì 14 giugno il CDA in cui verrà ratificata la nuova ripartizione delle quote, con l'ingresso ormai certo di Eliseo Iannini nella maggioranza. Finisce qui la prima edizione del TG6, la prossima alle ore 19, vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di questa sera alle ore 20 con un formato extra large di diretta stadio con collegamenti anche da alcuni punti di Pescara, il tutto per seguire l'andamento della gara tra Trapani e Pescara e chissà anche della festa della città e dei tifosi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.